Sigla, si sigla, si sigla. Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di It's Logo Time. Oggi parleremo di un logo molto famoso, di un brand italiano famosissimo, cioè quello della Maison Versace. Noi italiani siamo famosi per pizza, mafia e mandolino. Ah, non si può dire mandolino? Li facciamo tutto, ok. Se noi siamo famosi per pizza, motori e moda. Difatti, una delle principali case di moda italiane, appunto, quella di Versace. Logo che si è evoluto poche volte nella sua storia e noi andremo a ripercorrere questi piccoli passi. Il primo logo nasce nel 1980, quindi con la nascita del brand vero e proprio Versace. E come possiamo vedere è un logo font, praticamente, un logo scritto, dove regna da sovrano l'eleganza e l'eleganza. Quindi abbiamo questo font molto pulito, molto lineare, con queste lettere molto vicine a loro che dovrebbero andare a rappresentare una catena, quindi sia nome che cognome, che tutte le lettere al loro interno danno questo senso di simbiosi, ecco, mettiamola così. Nel 90 però viene cambiato questo logo con un logo più adatto appunto agli anni 90, e difatti il font viene cambiato, diventa più corposo, più forte, più strong, e appunto è fatto per dare più incisività al marchio e per sottolineare l'identità e la forza consolidata del marchio Versace. Ma veniamo a quello che conosciamo tutti, vero? Il logo della Medusa, che viene introdotto nel 1993 e fino ad oggi ha avuto solo delle piccole modifiche, perché di fatto il disegno mitologico della Medusa è sempre rimasto lo stesso, ma è stata cambiata la scritta sotto della nomenclatura Versace. Difatti la prima versione ha un font che va a richiamare i primi due usati per il logo, quindi una linea pulita ma allo stesso tempo marcata, perché infatti vediamo che il testo ha una boldatura molto forte, appunto come nel logo precedente, per sottolineare la forza del marchio. Quello attuale invece torna ad essere elegante ma forte allo stesso tempo, perché il font usato anche in questo caso va a richiamare quello del logo precedente, ma viene tolta un po' la boldatura e soprattutto viene aggiunto dello spazio tra le lettere, che regala questo senso di eleganza che a mio avviso non ha eguali. E poi c'è da render conto anche alla figura mitologica della Medusa, quindi perché è stata scelta la Medusa da parte di Gianni Versace? Beh, è stata scelta perché lui è cresciuto a Roma, quindi in una città che ovunque tu giri l'angolo c'è della storia pronta a parlarti. Lui da bambino praticamente si innamora follemente dei miti, e quello che lo colpisce di più è appunto il mito di Medusa. Piccolo aneddoto storico: Medusa praticamente era una bellissima donna che intriga, seduce Poseidone nel tempio di Atena. Atena, arrabbiata per questa cosa, la maledice, trasformando i suoi capelli in serpenti e dandole la maledizione più famosa, che è lo sguardo di pietra, dove pietrificava chiunque la guardasse negli occhi. Quindi anche questo mito qua ha dei risvolti che poi vanno ad legarsi con il marchio Versace, quindi con la lussuria e la vanità, che sono due capi fondamentali che vanno a braccetto con la moda. L'ultimo aneddoto prima di chiudere si basa sulla tragedia della morte di Gianni Versace, ucciso nel 97 davanti a casa sua a Miami Beach,
e fino a quel tempo appunto il logo Versace portava sia il suo nome che il suo cognome. Di fatto, dopo la sua morte, la sorella Donatella, che prende le redini della società, decide di togliere il nome del fratello prematuramente scomparso e di portare avanti il suo lascito col suo cognome, col simbolo della medusa che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Ragazzi, anche questo video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia portato un pochettino di altolocatezza, di brand identity, di fashion design, di moda. E noi ci rivediamo in un prossimo interessantissimo video / libro / podcast / chi lo sa. Ciao!